ragazzi, io sono Agisius e oggi si riprende con me maestro Foster Black Ace. Ok, sono ai Corrigi per il semplice motivo che per accedere all'onda astrale non si può fare allo WBG, quindi mi sono portato qui. Allora, ci trasformiamo e proseguiamo per l'onda astrale. Qui c'è una parte che io non ho ancora esplorato, giusto? Infatti, che è bloccata. Devi ascoltarmi cantare se vuoi passare. Amico, ho il codice. Non posso usare il codice? Stiamo scherzando, devo ascoltare un tizio cantare. Io! Come sei fortunato ad aver imparato con il cantante numero uno più famoso della galassia. Io, Moon Destroyer. Ho sentito parlare di questo tipo. Tra gli SDM e gli alieni si dice che provenga dalla Luna. Che sia un guerriero formidabile. Ha talento, ma è egocentrico. Credo che di recente sia diventato cantante. Penso che sia a causa dell'aumento del traffico sull'onda astrale. Yo! Cos'è tutto questo parlare tra voi? Un po' di rispetto. Non posso farci niente se la mia voce è così soave. Rimarrete ad ascoltare il mio concerto della durata di 10 ore che si intitola Moon Disaster Extravagant. 10 ore di concerto? Ma stai scherzando? 10 ore? Non se ne parla di sedermi qui ad ascoltarlo. Andiamo! Yo! Fermatevi, questo è il mio concerto. Se volete proseguire dovete affrontarmi. Oppure se devi ad ascoltare per le prossime 10 ore. Se vogliamo passare dobbiamo stenderlo. Cosa facciamo? Sì, d'accordo, l'hai voluto tu, sto arrivando. Yo! Diletti i tuoi occhi con la mia magnifica tecnica, Mega Man. Ah, quindi mi conosce. Ok. Proviamoci. Potrebbe essere forte, potrebbe essere debole. Non lo so. Fai il salto. Wow. Stai scherzando, vero? Ok, non me l'aspettavo. Ok, sì, continui così, punto basta. Vieni qua. Cosa? Ok. Ok. 10 ore di concerto, amici, così ti sei fumato. Ho fatto una cagata, no? Ui! Ok. Atterra giù, bravissimo amico mio. Che bel atterraggio che hai fatto, ci vuole un cantante bravissimo. Bravissimo. Però fatti ammazzare un pochino perché sai. Devo passare. Cioè, in pratica tu spari lune giganti. Vabbè, contento tu, amico mio. E chiudo la partita così, attenzione. Moon Destroyer, non penso che userò quella carta. come ricompensa per avermi abbattuto, anche se di poco, ti lascio passare, io. Ma perché dice io? Ok, siamo in una nuova zona dell'onda astrale, mai vista prima. Quindi magari diamo un attimo un'occhiata, non c'ho voglia, lo farò più tardi, darò un'occhiata più tardi subito. Ok, qui bisogna usare la chiave IR. Verifica l'autenticità del codice IR. Accesso consentito. Il muro d'accesso è stato disattivato. Interessante, davvero interessante. Chi mi ha dato la chiave d'accesso? Mr. King, sono giunte nuove informazioni. I leader di tutto il mondo discutono se è il caso di arrendersi o no al deal. Sono davvero degli idioti. Ancora non capiscono il fatto che non c'è nessuno che può contrastarmi fin quando controllo la Meteora G. Lasciamoli discutere. Non troveranno espedienti per fregarmi. Quando lo capiranno, cadranno ai miei piedi, scongiurando perdono. Sarà come dite, Mr. King. Ad ogni modo, hai appreso qualcosa su quella cosa che sta causando problemi al mio controllo sulla Meteora G? Sfortunatamente non ho fatto alcun progresso. Come osi essere così lenta? Quando dico di fare qualcosa devi completare l'incarico immediatamente. Hai fine a domani, altrimenti la pagherai. La prego di perdonarmi, signore. Ma come? Sembra che il bisogno di controllare la Meteora G ti abbia reso irritabile, Mr. King. Chi va là? Sono io? No. Oh, cavolo. Regina Tia, Jack, come avete fatto ad arrivare qui?
sarebbe meglio se non ci avessi preso la leggera. Chiunque con un po' di cervello potrebbe sfuggire alla polizia satella ed irrompere in questo posto. Allora siete voi due che interferite con il mio controllo del motore G. Non ho alcuna idea di cosa stai parlando. La sorellona D abbiamo atteso molto tempo questo preciso momento. Il momento dell'uscita di scena di Joker e che tu controllassi la meteora G. Finalmente potremo realizzare il nostro desiderio. King, adesso ci prenderemo sia il D all'arca la meteora G. Oh oh, quindi mi state dicendo che vi prenderete tutto ciò che possiedo? Ci hai preso, idiota. Ragazzi, dovete essere impazziti. Chi è che vi ha cresciuti dopo che avete perso casa dei vostri genitori? Non sono stato io? Non posso credere che i miei figlioli mi colpirebbero la schiena in questo modo. Oh, risparmiaci la parte della benevola figura paterna. Sì, hai creato la Fondazione King, con cui hai raccolto orfani da tutto il mondo e te ne sei preso cura sfruttando la tua posizione. Ma la Fondazione era solo una copertura per i tuoi veri figli. Avevi le tue personali motivazioni per prendere tutti quei ragazzi. Hai scelto i ragazzi più promettenti e li hai resi i tuoi subordinati. Poi hai iniziato a commettere crimini per conto tuo. La sorellona ed io eravamo due di quei ragazzi. Ad ogni modo, ogni volta quei ragazzi venivano inviati per tuo comando in situazioni in cui si sarebbero trovati in estremo pericolo e nessuno di loro, tranne noi, ha mai fatto ritorno. Loro non hanno mai considerato il fatto che tu li abbia solo usati. È solo per merito mio se hanno vissuto tanto lungo per servirmi. Avrebbero dovuto essermi grati per questo. Tappati la bocca. Proprio qui, proprio ora, la pagherai per tutto quello che hai fatto a noi e a quei ragazzi. King, adesso sei spacciato. Sciocchi. Il nostro camion d'onda M! Cosa succede? Cosa sta succedendo? È una sorta di rumore speciale, sta allunando un camion d'onda M! Ah, non è giusto! L'intero impianto è sotto il mio diretto controllo. In altre parole, tutto qui diventa come desidero. Adesso è tempo per voi due ragazzini cattivi di subire la vostra punizione. Cosa? Questo accade quando i bambini giocano con cose che non dovrebbero. Non ora! Sorellona! Sciocchi ragazzini, questo è ciò che vi meritate! No! Cosa? Eh? Cosa? È cessato? Cosa succede? Heartless, spiegazioni! Heartless! Sono stata io a fermare l'attacco. Perché l'avresti fatto? Chi ti ha dato quell'ordine? Heartless. Heartless. Tu. Sei stata tu. Pensavi che fossi l'unica che non ti avrebbe mai tradito, vero? Mr. King. Che ti ha... Joker era l'ultimo dei tuoi fedeli sottoposti. A dire il vero, era solo il tuo Wizard che cercava di realizzare il suo proposito. Sei stato sempre circondato da traditori fin dall'inizio. Ci sono Jack, Regina Tia ed ovviamente io. Non mi aspettavo che voi due compariste qui, ma... La tua insolenza mi disgusta. Voi tutti sarete. Non seccarci. Ok, cosa? Come hai... Addio, Mr. King. Pagherai per i tuoi peccati nelle viscere del tuo stesso rumore. No! No! Wow! Allora signora, a che gioco stiamo giocando? Ho atteso molto per avere l'opportunità di fare fuori King. Quando è giunto il momento ho fatto la mia mossa. Ecco tutto. Ma ad essere onesti, mi aspettavo l'arrivo di Megaman. Non ho mai pensato che sareste giunti qui prima di lui. Apprezziamo l'aiuto che ci hai fornito, ma non sappiamo cosa miri e non ci interessa. Siamo qui per realizzare il nostro desiderio. Perché in cambio di avervi salvato la vita non me lo rivelate? Per inviare la meteora G dritto sul pianeta Terra. Oh. Pianeta Terra l'ho aggiunto io, ma... Cioè, Terra l'ho aggiunto io, ma pianeta era chiaro. Siete impazziti? Dovreste sapere cosa accadrebbe se la meteora G si schiantasse sulla Terra. Naturalmente ne siamo a conoscenza. Intendiamo entrare nel nucleo programma di questo impianto per sovrascriverne il programma. Poi elimineremo il controllo d'accesso di King, impostando la rotta verso la Terra. Utilizzando la meteora G, distruggeremo ogni forma di tecnologia dal mondo. Questo è il nostro desiderio. Non sembra che siate timidi a cambiare idea. Sembra che tu ci capisca perfettamente. Adesso fuori dai piedi, Heartless.
Ci dispiacerebbe se tentassi di fermarci. Di certo non siete dei ragazzini innocenti, vero? Non voglio farvi piangere, quindi non intendo fermarvi. Ma non dimenticate, sbagliavo a pensare che Megalan sarebbe arrivato per primo. Ma una volta che sarà qui, procederò con il mio piano. Meglio andare, Jack. Bene. Io pensavo che fosse finito, King era morto e aveva vinto tutti, no? Megaman. Devo decisamente sbrigarmi. Qualcosa non mi quadra. Cioè, nonostante facciamo irruzione di dentro a darmi spianato. Benvenuto alla base orbitale. Grazie per essere venuto, Megaman. O dovrei dire Geostellar. Faceva parte del dealer, poteva effettivamente conoscere la mia identità. Ok, tanto vale. Sei tu che mi hai inviato quel pop-up? Sì. Lei non è il braccio destro di King? Chiamami Heartless. E perché tu lo sappia, King non c'è più. Non c'è più? C'è stato un piccolo intoppo nei miei piani, quindi ho... A dire il vero non abbiamo molto tempo, quindi sarò rapida. Già che mi insistessi, sono impadroniti del dealer. E stanno cercando di far schiantare la meteora G sul pianeta? Fondamentalmente è così. In questo momento quei due si trovano all'interno del nucleo programma che controlla la meteora G. Devo fermarli il più rapidamente possibile. Se sottoscrivessero il programma principale, la meteora G sicuramente si dirigerà sulla Terra. E dall'impatto non verrà spazzata via solo tutta la tecnologia M. Uno sbalorditiva onda d'urto spazzerebbe via l'80% della razza umana. Ma è orribile! Porco cane! No, mi prego, porco cane, tenetelo, basta. Fate 100 mega. Porco cane! Ma quei due non immaginano le gravi conseguenze. Ed anche se le immaginassero, uno guarderebbe negli occhi dell'altro e continuerebbero. Capito. Heartless, li fermerò prima che possano completare la sovrascrittura. Il mondo conta su di te. Adesso aspetta un secondo. Cosa c'è, Alexis? Chi sei in realtà? E cosa stai cercando di ottenere? Come ho detto prima, non c'è rimasto molto tempo. Fermate Jack e Tia. Quando il mondo sarà salvo vi spiegherò tutto. Andiamo, Mega. Se non fermiamo quei due, allora la... Non ho altra scelta. Signora, dopo ci direi tutto. Promesso. Ok, si può fare. Jack, insistia. Così sei venuto, Megaman. Purtroppo sei in ritardo. No. La sovrascrittura del programma è stata appena completata. La meteora G adesso è libera dal controllo di King. Ed è stata impostata la rotta verso la Terra. Adesso non può essere fermata. No! Voi due siete impazziti! Dovete fermare questa cosa! L'80% dell'umanità morirà se la meteora G dovesse schiantarsi sul pianeta. Lo sappiamo. La nostra decisione non tentenna, indipendentemente dai sacrifici. È necessario perché il nostro desiderio si realizzi. E non c'è niente che tu possa fare per farci cambiare idea. È davvero così, Jack? Naturalmente. Abbiamo sopportato l'essere trattati da schiavi da King. Per così tanto, solo in previsione di questo momento. Qual è il vostro desiderio? Perché vi serve che la meteora G si schianti sulla Terra? Per ricreare il mondo? No, stiamo diventando leggermente matti. Ricreare. Per avere un nuovo inizio. Il mondo è cresciuto sporco e corrotto dalla tecnologia. La tecnologia ci ha tolto tutto, quindi la spazzeremo via definitivamente. Ciò permetterà al mondo di rinascere, puro e giusto. Percepisco che questa cosa vi tocca davvero nel profondo. Cosa vi è successo? Se vuoi davvero saperlo, allora zitto e ascolta. Wow, la storia di Jack e Tia. Il rapido avanzare della tecnologia ha migliorato radicalmente lo stile di vita. Li conosco tutti quelli. Il mondo ha iniziato a cambiare sempre di più, includendo la tecnologia M nella vita di tutti i giorni. Beh, figui, niente di male. Jack ed io siamo nati in un piccolo paese che prosperava grazie alla sua tecnologia M. Nostro padre era il re di quel paese. Con il passare del tempo, i paesi confinanti con noi iniziarono ad interessarsi sempre più alla tecnologia M sviluppata nel nostro paese. Non passò molto. What? Cosa? Ci invasero. Anche se sviluppavamo tecnologia M, rimanevamo un piccolo paese. Non riuscimmo a respingerli. Ci portarono via tutti i nostri segreti tecnologici. Quando se ne andarono, il nostro paese era nel caos più totale. Senza tecnologia, senza infrastrutture, senza speranza. Ma è tristissimo.
perdemmo i genitori negli scontri. Vagammo senza meta, piccoli e indifesi. Ogni giorno era un incubo. Ma è tristissimo. E poi incontrammo King. Conosce il resto. Stava tentando di ottenere il controllo della materia G, che possiede la capacità di corrompere la tecnologia M. Allora gli abbiamo giurato falsa devozione, attendendo l'opportunità di rubargliela. E finalmente la nostra opportunità è arrivata. Il nostro desiderio finalmente diverrà realtà. La tecnologia in generale ha fatto soffrire più umani di quanti ne abbia aiutati. Ha causato ed ha alimentato così tante guerre. Ecco perché intendiamo dare a questo mondo un nuovo inizio. Lasciando che la meteora G si avvia alla sua discesa, saremo gli araldi che porteranno il giudizio sul mondo. Non ve lo permetterò. Voi due e la meteora G non dovete essere fermati. Non puoi fermarci. Cosa? Cosa? Speed Magnus? Non è quello vero. Lo hanno creato dai dati residui. Speed? Perché l'hai chiamato Speed Magnus? Non è Magnus e Picche? Lo hanno creato dai dati residui. Facciamolo fuori, ragazzo. Addio. Ce la sono svignata, porca di quella miseria. Jack, mi si stia. Oh, mostro. È un V2, davvero? Ok. Oh, sto andando meglio di quanto pensassi, ragazzi. Cioè, sto devastando il campo. Cioè. E beh, si finisce con la sinistra. Cosa si muove? Ok. È stata veramente veloce. Non mi hai collegato. No, volevo la carta. Ah, vabbè, vale, così. Ah! Jack e Missy dovrebbero essere entrati da qui nella meteora G. Ah, l'accesso è stato protetto. Ci hanno tagliato fuori dall'altro lato. La meteora G sta per colpire la Terra. Cosa possiamo fare? Non c'è nient'altro che possiamo fare qui. Andiamocene e chiediamo ad Arthur se sa come poterci aiutare. Buona idea. Forse c'è qualcosa che noi non sappiamo. Ok ragazzi, ma chiederemo spiegazioni ad Artemis nella prossima puntata, quindi se vi piace il documento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi,